sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere una bellissima nuova collaborazione. Sono contentissima perché è una ragazza che conosco da un po' e non è altro che la sorella di Lunar Bunny. Vi ricordate che vi ho fatto un video su degli incensi, delle cose un po' stregose, eccetera? Se non sapete di che cosa sto parlando, vi lascio qui sotto il link del video di Lunar Bunny, così spiuggiate anche il suo sito. E lei è la sorella che crea delle cose fantastiche, ragazzi, tutti handmade, peluche, cose in fimo. Tra l'altro io, vi ricordate, per chi mi segue da tanto tempo sa che anch'io creavo anni fa un sacco di cose in fimo, quindi mi piace in particolar modo e noto che lavora particolarmente bene, mi piace un sacco. E sono felicissima perché mi ha dato la possibilità di scegliere, tra l'altro non so se l'ho detto, Nixie Creation, ve lo lascio scritto qui sotto, poi ovviamente sotto nell'info box vi lascio i vari social, Facebook, Instagram, eccetera. E vi lascio anche tutte le fiere a cui parteciperanno. Tra l'altro a breve dovrebbe a marzo arrivare i Cartoon Mix, dove parteciperanno entrambi, e io non vedo l'ora sinceramente di conoscerli dal vivo entrambi, perché ripeto sono due persone carinissime. E nulla, ritorniamo a Nixie Creation, ritorniamo al fatto che per l'appunto mi ha chiesto questa collaborazione, mi ha mandato tre cosine e una me l'ha fatta scegliere e io adoro, è stata talmente carina da ricordarsi che io sono una grande amante dello studio Ghibli e mi ha fatto per l'appunto scegliere tra uno di questi personaggi. Io mi sono lanciata sulla Città Incantata, che è stato il primo film che ho visto e devo dire anche secondo me uno dei migliori, se non il migliore. E perché Miyazaki ha questa fantasia fuori dal comune, una fantasia straordinaria, cioè veramente un genio. E quindi mi sono lanciata su uno di questi personaggi. È stato difficile scegliere perché veramente li sa interpretare molto bene, li sa realizzare molto bene, ma alla fine sono andata dritta come un treno, stavo dicendo, e ho scelto quel personaggio che mi piace in particolar modo. Ma bando le ciance perché sono super curiosa di vedere cosa c'è dentro, perché come al solito lo apriamo in diretta con voi. Io ancora non l'ho aperto, ho solamente proprio aperto le ambie e basta. Qua abbiamo un po' di carta, facciamo così sperando di poter far vedere tutto nel miglior modo possibile. E oddio, c'è una shopperina absolutely fantastica, quindi anche se dovete fare un regalo vi arriva la shopperina tutta logata. Bello, mi piace un sacco. Ah, ma attenzione, all'interno della shopperina mi ha messo, credo che sia per l'appunto, quel peluche dedicato allo studio Ghibli. Oddio, sono tipo super esaltata. Però prima vi faccio vedere una cosa. Qui c'è scritto Fanta Pets con delle zampine di cane, gattino, eccetera. E poi sotto by Nixie Creation. Quindi super super. Ah, me l'ha anche pinzato, quindi mi aiuto, devo strappare tutto, attenzione. Allora, sono riuscita a scavicchiare il sacchetto senza spaccare tutto, perché io sono tipo i bambini quando scartano i regali, spacco praticamente tutto per arrivare alla mia preda, che è quello che c'è all'interno del pacco. E nulla, allora, io tra l'altro qua ho trovato una bellissima letterina. E una cosa che mi piace tantissimo e che non ho detto prima è che i Fanta Pets sono una sua linea esclusiva di prodotti di peluche. E la cosa bella è che ogni peluche ha una storia, ha legato una piccola storia. Quindi io adoro già questa cosa, cioè adoro i peluche in questione, ma adoro il fatto che ci sia una piccola storia legata dietro, perché secondo me dà quel valore aggiunto, dà quella particolarità che non tutti hanno. E quando ho fatto per guardare se effettivamente c'era quel peluche che avevo scelto, ta-da! C'è tutta un'altra cosa. Cioè, e io sono rimasta così, ragazzi, perché è una cosa bellissima. Sembra essere un pipistrello, ma io i pipistrelli ancora non li avevo visti nel suo shop. Probabilmente me li sono persi da qualche parte. Ho trovato questo all'interno del pacchetto, che penso sia la storia per l'appunto di cui parlavamo prima. Quindi la scavicchio in diretta, andiamo a leggerla insieme. Ecco, per l'appunto ho già rotto in una maniera abbastanza strana la busta, la lettera. Io non riuscirò mai ad aprire in maniera umana le lettere o quant'altro, pacchi che siano. Allora, ho aperto, benissimo. E qua troviamo, che carino, ma troppo carino. Allora, questo è il bigliettino da visita con questo gatto nero super kawaii, è stupendo. Qui abbiamo i vari negozi, i vari social che lei ha, che sono Etsy, che vi ricordo vi insegno tutti qui sotto. Etsy ovviamente, l'email, Facebook e Instagram. Bello, 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 mi piace un sacco. E qua abbiamo i Fanta Pets e il sognastrello, oddio, cioè, veramente ragazzi, io vi giuro ancora non l'ho guardato, ve lo sto leggendo in diretta. Apriamo tutto in diretta, quindi tutto quello che vedete è proprio la mia reazione reale. Prima di andare a scavicchiare il sognastrello, che è veramente super carino, o almeno per quello che ho visto mi piace veramente un sacco, vi vado a leggere la sua storia, che è veramente carina. Io già me la sono letta,
perché non volevo fare la figura degli errori di lettura dei bambini delle elementari. E quindi, cioè, a prescindere dal fatto che li farò lo stesso, mi sono data una lettura generale della storia e devo dire che mi garba parecchio. Allora, cosa sono i sognastrelli? I sognastrelli sono originari del lato oscuro, come la sottoscritta, e sanno volare a delle velocità inimmaginabili. E per questo spesso decidono di passare la notte sulla Terra. Sembra un po' un poeta, un po' Shakespeare. Tendono ad appostarsi fuori dalle nostre finestre mentre dormiamo, quindi attenzione alle finestre. E non appena un incubo, quindi quelli che faccio io tutte le notti, sta per iniziare nella nostra testa, riescono ad intercettarlo e a divorarlo, rimpiazzandolo con un sogno. Con un sogno bellissimo, stavo dicendo, quindi top, bellissimo. E per questo motivo vengono spesso adottati, cioè anche questa è un'idea regalo spettacolare per chi magari ha dei problemi di sonno. È bellissimo regalare un sognastrello anche per quello. Cioè, cerchiamo di fare dei regali sempre pensati alle persone a cui vogliamo farli, perché penso che siano i regali più belli. E questi peluche vi danno la possibilità di farlo. E dicevo, per questo motivo possono, spesso vengono adottati e investiti del preciso... Dovevo sbagliare. E adottati ed investiti del prestigioso titolo di guardiano del sonno, quindi già qua mi piace un sacco, trovando posto vicino al letto o dovunque l'umano che li ospita sia solito schiacciare un pisolino. Questa cosa mi piace un sacco, è una storiella veramente molto bella, ma adesso la cosa che mi preme di più è vederlo dal vivo, questo sognastrello. Allora, io lo faccio... Allora, io lo vedo così, ragazzi, e già mi piace perché ha i colori classici di un tipico Dracula, di un classico pipistrello, quindi rosso e nero. Ma io, mentre lo sto guardando da questa parte, vedo una lunetta che mi piace in particolar modo. Cioè, io ragazzi già lo amo. Tra l'altro ci tengo a dire che lei crea da zero i suoi peluche con Pile. Poi ci sono magari degli inserti di vari altri materiali che possono essere... com'è che si chiama? Attenzione, attenzione, il feltro. E gli occhietti di plastica, insomma, li assembla lei. E anche dei, mi ha detto, dei poggia... Poggia peluche, diciamo, che tendono a farli rimanere belli fermi dove li mettete. E questa cosa è bellissima. Io, ragazzi, ho visto anche un'etichetta. Cioè, veramente sono fatti. Mamma mia. No, io, ragazzi, sono già innamorata. Allora, vi faccio vedere quello che ho visto da dietro. Quindi, etichetta. Stavo dicendo, non ho mai visto dei peluche handmade che hanno l'etichetta, cioè super professionale, quindi se dovete fare un regalo è anche molto bello per questo. Ma la cosa che mi piace è che vedete che qua c'è un gancetto, questo vi dà la possibilità, vedete qua c'è una nasolina e qui sotto non so se ne vedete ma ce n'è un'altra, e vi dà la possibilità di appenderlo a testa in su, guardate com'è carino, ok, a testa in su oppure a testa in giù, quindi questa cosa è spettacolare. Tra l'altro la lunetta che vedete qua sopra, qua davanti, che vi dicevo prima, che mi ha lasciato un attimo così basita, è fluorescente, fluorescente, ce la posso fare, è fluorescente, si illumina al buio, spettacolare. E adesso, guardate, ma è troppo kawaii, mamma, io lo apro, all'interno delle ali ci sono queste asticelle di ferro che vi permettono di modellarle come meglio credete, ed è veramente qualcosa di super kawaii. Io, ragazzi, non vi posso dire quanto cavolo sia bello, cioè, è meraviglioso, io, cioè, non ho mai visto un pipistrellino così bello, ve lo giuro, no, veramente, ma poi è super morbidoso. No, ragazzi. Allora, sognastrello per tutti quest'anno. Aspettatevelo come regalo di compleanno, Halloween e quant'altro. No, veramente. Questo sarà, penso, uno dei regali che farò a tutti i miei amici o alle mie amiche che apprezzeranno un sognastrello, un pipistrello come peluche. È veramente spettacolare. Mi piace un sacco e mi piace, ripeto, il fatto che abbia legato anche una storiella. Quindi mi piace veramente tanto. Quindi se avete degli amici che hanno dei problemi di sogno, di incubi e quant'altro, questo è il regalo perfetto. Poi ripeto, cioè, è spettacolare, c'è anche la luna qua sopra, cioè adoro veramente, poi è fluorescente, ma poi è super cute, cioè mamma mia, no ragazzi veramente è stupendo, non poteva farmi il regalo più bello. Tra l'altro io voglio ringraziare Eva che mi ha fatto per l'appunto questa linea guida con tutti i valori aggiunti a questi peluche, perché ovviamente noi lo guardiamo e diciamo sì è un peluche, no, c'è tutta una storia dietro, c'è un lavoro, li cuce a mano, li imbottisce con del poliestere, ci sono per l'appunto gli occhietti che sono in plastica, qua abbiamo addirittura il filo fluorescente,
il pile, cioè, è rifinito anche con l'etichetta, intanto qua vediamo lo sfondo che va a quel paese, insomma veramente sono fatti molto bene. Poi c'è anche la storia, cioè non è un peluche fine a se stesso, abbiamo anche il gancio per appenderlo a testa in giù così, che è super carino, oppure per tenerlo appeso così. E tra l'altro mi faceva notare, per appunto tramite questo foglio linea guida, che ci sono anche altri colori, e il sognastrello l'ha fatto anche in bianco, e sulla sua pagina Etsy potete trovarlo. Poi qui sotto vi lascio il link del sognastrello, questo qua rosso e nero, che dicevo, c'è questo qua bellissimo rosso e nero che mi piace in particolar modo, ma c'è anche sul bianco, e sono curiosa di vedere com'è sinceramente, perché è un pipistrello bianco, potrebbe avere gli occhi azzurri, non lo so, gli occhi rossi forse, non lo so, bisogna vederlo, ma sicuramente è molto carino. E se siete amanti come me del mondo goth, del mondo dark e quant'altro, questo è sicuramente molto carino e bello, veramente bello, fatto bene. Non è perché me l'hanno inviato, non è perché me l'hanno regalato, sapete che io dico le cose come le penso, se non mi piace dico non mi piace, ma devo dire che invece questo è veramente adorabile e non vedo l'ora di appenderlo sopra il mio comodino. Cioè devo trovare un modo carino per metterlo o sopra il comodino o sopra il letto, adesso ci devo pensare, e molto probabilmente lo appenderò a testa in giù perché è molto più carino, cioè non lo so, mi dà l'idea più del pipistrello. Fatemi sapere voi cosa preferite, se appenderlo a testa in su o appenderlo a testa in giù, comunque è veramente bello. E adesso sono super curiosa di vedere la seconda cosa a sorpresa che mi ha inviato, cioè se è bello come questo non vedo l'ora di vederlo sinceramente. Quello che ho scelto è molto bello, però so che cos'è, mentre l'altro non lo so, quindi penso che mi lancerò su quello appunto di domanda e poi mi lancerò su quello che ho scelto io, che mi ha fatto scegliere, insomma. Comunque veramente questo è molto molto bello, ve lo straconsiglio. Allora, siccome per l'appunto lei mi ha scritto qui dentro, qui sopra, insomma, quello che mi ha inviato, io leggo che l'uniporco, che già ha un nome un po' particolare, è il suo cavallo di battaglia, il suo cavallo da battaglia, ed è la seconda cosa sorpresa che mi ha inviato. È il più famoso tra i suoi peluche, quindi mi garba un sacco capire qual è quello che è più gettonato, ed è il classico famiglio portafortuna, in cui molti si rispecchiano, quindi super contenta, cioè a questo punto una cosa che mi porta fortuna, è una cosa che mi serve sempre, che serve sempre a tutti, quindi altro pacchettino, altra corsa, lo apriamo come i bambini di 2 anni, senza ecco no, ho rotto tutto anche qua, molto bene, ma è enorme, che cos'è? Ragazzi, è esageratamente grande, non so se... Guardate lì, quello penso che sia un corno multicolor. Ok, sono super curiosa. Ma, prima di tutto, la letterina con la storia. Vi ho questa volta evitato la tragica esperienza di lacerare un'intera lettera. Ho già scavicchiato e ho qui in mano la storia dell'uniporco, che già mi fa sorridere un sacco il nome che gli ha dato. È una creatura magica in cui si incontrano eleganza e sciatteria. Io, leggiadria e goffaggine, sempre io, l'uniporco è portatore di fortuna e felicità, quindi questo è bello anche come regalo, un qualcosa che porta fortuna, felicità e allegria sempre ben accetto, per chiunque decida di adottarlo come compagno di avventure nella vita di tutti i giorni. Amo giocare nel fango, no, questo qua, no, qua non sono d'accordo su me stessa, per poi accoccolarsi su letti e divani, questo sì, mi ci rivedo un sacco, ed è ghiotto di orsetti gommosi alcolici, ah beh, pure alcolici, fantastico, non bisogna mai dirgli la frase, se solo un maiale, no, adesso sono stracuriosa di vedere com'è, perché, come noto a tutti, anche nelle creature più goffe e bruttine possono nascondersi grande qualità e capacità fuori dal comune. Allora sì, questo è assolutamente un personaggio, ha ragione, su cui ci rivediamo tutti, la goffaggine, il fatto di essere buffi, goffi, però allo stesso tempo cerchiamo la fortuna, la voglia di essere felici costantemente nella vita, quindi sicuramente questo deve essere un bel regalo. Ma ragazzi, io sono stracuriosa di vedere la faccia che ha questo uniporco, cioè io veramente non ne ho idea e sta cosa mi incuriosisce veramente tantissimo. Allora, è esageratamente grande. No, voi non la potete dire, no, non potete capire quanto è bellissimo, è bellissimo, ok, no, non lo vedete bene perché c'è sopra il cellophane, quindi tolgo il cellophane, ma vi garantisco che è qualcosa di meraviglioso, già, oddio, allora sono tipo strafelice, straesaltata come i bambini dell'asilo, ma è giusto così, quindi adesso lo scavicchio e lo guardiamo insieme, ma è qualcosa di dolcissimo,
Ragazzi, guardate che carina, è che è tutto nero, non so se riuscite a vederlo. È qualcosa di meraviglioso. No, ragazzi, a parte il fatto che è fatto veramente bene, ma è rifinito veramente da Dio. Ma è stupendo. No, vabbè, guardate la codina tutta riccia, che anche qua c'è dentro il filo di ferro, quindi potete veramente creare come volete la sua coda, arricciarla, mica arricciarla. È stracarino. Abbiamo, come al solito, l'etichetta. E poi è tutto stile, per l'appunto, unicornoso, tutto nero con il corno e le orecchiette e la codina tutte colorate. Ed è veramente carino. Effettivamente sì, assomiglia un po' a me, è goffo, grasso, nero e con tanta voglia di vivere e di essere allegro, questo sì. Ed è carinissimo, è una bellissima idea regalo, sinceramente. Io devo dire che sto scoprendo un sacco di idee regalo, tante volte non si sa che cosa fare e questo sinceramente mi piace veramente tantissimo, proprio anche per l'idea che porti fortuna e felicità. Adesso che lo guardo riesco a capire perché ha un suo cavallo di battaglia, perché è veramente qualcosa di super cute, super kawaii e ci credo che la gente rimanga innamorata da queste cose. Io vi riprendo anche il pipistrello perché... adesso che l'ho messo da qualche parte, eccolo qua, perché sono veramente fatti da Dio, ma sono sì, ho preso il contrario, il pipistrello. Ma ragazzi, ma guardate che belli, ma sono super cute, cioè io veramente adoro. Non potete immaginare quanto mi piacciono e quanto mi piaccia la, ripeto, il fatto che abbiano una storia, sono fatti bene, sono morbidosi, sono super kawaii, cioè veramente viene voglia di collezionarli tutti, ragazzi, cioè veramente, io non vedo l'ora di vederli dal vivo, così vedo tutti i peluche, poi faccio un mega video dove vi faccio vedere veramente tutto, cioè adoro. A questo punto, visto anche l'uniporco, vi faccio vedere quello che ho scelto io, che per l'appunto, come vi dicevo prima, diciamo un po' un personaggio secondario, e stiamo parlando di lui, di Senza Volto in versione super kawaii, con questa faccina che è qualcosa di delizioso. E ragazzi, allora, io... devo essere sincera, amo e non amo i peluche, ma questi, cioè, questi veramente sono qualcosa di spettacolare. Sono originalissimi. No, ragazzi, è bellissimo, guardate. Cioè, io lo adoro, come si fa a non volergli bene a questo cosino qua? È stupendo. È un senza volto super kawaii, cioè... allora, le cose kawaii piacciono a tutti, non ce n'è di storia, ma questo, ragazzi, cioè, è qualcosa di meraviglioso. Poi, ripeto, allora, a parte che è morbido... ma super, cioè si sente che il tessuto è di qualità, le cuciture sono perfette. Io sfido una persona a fare perfettamente precise queste cose qua, cioè questi dettagli sugli occhi, cioè è veramente, e poi l'espressività che danno, cioè viene proprio voglia di, è troppo bello di spupazzarli tutti. Io sono sempre più convinta che sono dei lavori pazzeschi, ripeto, sono tutti handmade, tutti fatti a mano, cioè proprio dietro una storia, un lavoro, una scelta dei dettagli, una scelta dei materiali che veramente non è da tutti, e vi assicuro che quando lo prendete in mano e lo guardate, cioè capite quello che sto dicendo, cioè veramente notate la qualità. E poi questa ragazza è stra carina, se lo merita, fa veramente dei lavori fantastici. Io vi invito ad andare ad aggiungerla in tutti i suoi social, quindi Facebook e Instagram, e a spulciare su Etsy perché è veramente bello. Se poi avete la possibilità di partecipare a Cartoomix, lei è Lunar Bunny, è un lui, vi parteciperanno, quindi potete vedere entrambi i negozi, e devo dire, ragazzi, veramente mi piace tantissimo e non so cosa dire se non veramente che merita la pena anche solo di seguirla, dargli del supporto, perché vi ripeto, sono veramente qualcosa di delizioso. Io non pensavo, stavo dicendo, di trovare tutta questa bellezzitudine in questi peluche, veramente, ragazzi, perché vederli dal vivo è veramente qualcosa di più. E vederli online sulle foto veramente non rende. Anche lui, che ho sempre visto online, dal vivo è tutta un'altra cosa, è qualcosa di meraviglioso. Quindi vi consiglio tantissimo di andare a seguirla, insomma, per vedere tutti i suoi lavori. Poi, tra l'altro, lei crea anche delle cose in stile di cibario, quindi sushi e quant'altro, super kawaii, e anche tutti questi personaggini dello stile dello studio Ghibli, ce la posso fare, sono tutti creati in stile kawaii, quindi non sono la classica faccia seriosa del film, hanno proprio la faccia tutti super kawaii, quindi mi invogliano anche di più ad averli perché sono mille volte più carini. Io cosa devo dire? Io ringrazio Eva perché... Neva, perché è Eva? Neva, devo sbagliare almeno 30 volte nel... Madonna, ho perso 100 anni di vita perché il gatto è salito su una scatola e l'ha buttata giù. Cioè, proprio un colpo, un tuffo al cuore.
Comunque ringrazio tantissimo Neva per tutti questi bellissimi peluche portafortuna, sognastrello, senza volto e uniporco, che spero tantissimo mi diano una mano sia a dormire che a portarmi fortuna, sia a fare un po' di kawaiiezza dentro la mia stanza. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!